E buongiorno amici e buon appetito a voi che ci seguite in questa nuova fascia oraria per Business 24. Qua siamo con un nuovo format, mezzogiorno in ripresa, come avete visto, tutte le eccellenze, quanto di meglio ci sia nel Sud Italia, in questo territorio che finalmente piano piano si sta alzando a livelli veramente molto interessanti anche per il mondo del business e dell'economia. Quest'oggi vi teniamo compagnia con un brand importantissimo di Napoli che è Marinella, un brand storico che è sinonimo di raffinatezza e di moda maschile, soprattutto per quanto riguarda le cravatte. Allora ringrazio Maurizio. Marinella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Grazie. Questo stile napoletano, come mai Napoli è sinonimo molto spesso di moda maschile, di stile da uomo? Ma Napoli è stato sempre un po' un punto di riferimento della moda maschile. Per la verità c'era un po' un collegamento anche con Londra, che è stata sempre un po' un punto di riferimento. Quasi c'era una specie di ponte immaginario che legava un po' l'Inghilterra, che è stata da sempre, noi siamo nati nel 1914 e abbiamo iniziato ad importare articoli dall'Inghilterra perché Londra rappresentava veramente la capitale della moda maschile, mentre forse Parigi rappresentava più la moda femminile. Ma Londra aveva un riferimento molto forte, che era Napoli, la grande qualità, ma la manifattura doveva essere italiana, i vestiti dovevano essere le stoffe inglesi, ma la manifattura napoletana. E Napoli ha sempre conservato una grande tradizione artigianale, sartoriale, i grandi vestiti, le scarpe su misura, i guanti, le camicie. Napoli conserva forse ancora una polverizzazione di tantissime piccole aziende che ancora resistono e che danno vita a un artigianato ancora di grande qualità. E a proposito di resistenza, voi ne avete avuto proprio tante e ne avete ancora, perché sono più di 100 anni di storia. Sì, noi l'anno scorso abbiamo festeggiato 100 anni, quindi abbiamo 101 anni, un'azienda fondata da mio nonno Eugenio, poi continuata da mio padre Luigi e adesso ci sono io. Un'azienda che è stata un po' sempre considerata un po' una farmacia di paese, un punto di incontro dove la gente viene e dove sì, è importante l'acquisto, ma non è determinante, è importante l'aggregazione che noi viviamo con i nostri clienti. Infatti la mattina offriamo le sfogliatelle, offriamo il caffè, si parla e si decidono un po' le sorti della nostra città. Noi apriamo tutti i giorni alle 6:30 di mattina. Quindi proprio quasi come un caffè. Un caffè, è un punto d'incontro. Punto d'incontro dove si parla magari delle notizie di attualità e lì naturalmente nasce poi l'opportunità di creare quel prodotto sartoriale straordinario che è la vostra cravatta, le vostre Grazie. Famose cravatte. Cravatte che poi sono indossate, state indossate anche da tanti tanti personaggi noti. Sì, noi abbiamo avuto la fortuna e questo è un altro miracolo, noi non abbiamo mai fatto comunicazione, non abbiamo mai fatto grandi pubblicità. Ma grandi personaggi che hanno indossato le nostre cravatte ci hanno fatto da testimonial. Noi dal primo Presidente della Repubblica Enrico De Nicola fino all'attuale Presidente Mattarella hanno tutti indossato le nostre cravatte. Dalla famiglia Kennedy in poi tutti i presidenti americani, ma Carlo d'Inghilterra e poi personaggi del,
dello spettacolo, De Sica, Mastroianni, Luchino Visconti. Ogni 15 giorni veniva, lui aveva una villa stupenda a Ischia, per cui ogni 15 certo. giorni veniva da noi a comprare le cravatte. Abbiamo conosciuto un Helmut Berger giovanissimo. Non si contano sì, veramente, insomma, i personaggi, sono tantissimi. Va bene, allora grazie a questa vera eccellenza, questa vera perla del sud che è Marinella Napoli, grazie. Maurizio Marinella, grazie per essere stato con noi. Noi ci rivediamo domani mattina alle 7 per Pole Position sul 282 del digitale terrestre, e potete seguire tutti i nostri appuntamenti anche per scoprire quando sarà il prossimo appuntamento con Mezzogiorno in Ripresa sulla nostra pagina Facebook. Allora, a presto, a domani.